Gestione dei carichi salvati. Per essere efficienti, non bisogna fare il lavoro due volte. In questo video ti mostreremo come navigare tra i caricamenti già creati e quelli salvati. Inizieremo da zero e ne creeremo uno nuovo, assegnandogli un nome e inserendo gli elementi desiderati. Ricordati di salvare regolarmente il tuo lavoro. Tuttavia, se per caso non riesci a salvare il lavoro prima di uscire dall'applicazione, non ti preoccupare. Il nostro sistema crea automaticamente, ogni due minuti, dei backup del caricamento attualmente aperto durante il lavoro, a cui si può accedere, ad esempio, dal menu principale. Nota bene che questi backup automatici sono disponibili solo dall'account in cui sono stati creati. Un'altra opzione per facilitare il lavoro è salvare come carico predefinito. Questo aprirà automaticamente il carico salvato all'avvio dell'applicazione. Se c'è un certo tipo di merce che trasportate più spesso, potete risparmiarvi la fatica di cercare un carico e modificare o aggiungere gli articoli richiesti. Se si desidera aprire un carico specifico, è possibile farlo nel menu principale o nella scheda Carichi e Report. Qui si trova un elenco di tutti i report salvati. I carichi salvati in questo elenco sono ordinati per data, a partire dal più recente. Le singole versioni salvate sono raggruppate in un'unica riga in base al loro nome e sono disponibili facendo clic sul pulsante più. Per una maggiore chiarezza, è possibile filtrarli per titolo, spazio utilizzato, data di creazione o autore. È possibile aprire la pagina di caricamento premendo il simbolo del carrello. I carichi salvati possono essere cancellati versione per versione o tutti insieme in una riga di raggruppamento. Sotto l'elenco dei carichi c'è un pulsante per importare i carichi da Excel e aprire i backup salvati automaticamente. In questo video hai appreso dove trovare i carichi salvati. Nel prossimo video ti mostreremo come condividere il tuo carico con altre persone. Grazie per averci seguito. Per saperne di più sull'applicazione EasyCargo, guarda gli altri video.